A Scilla abbiamo il privilegio e l'onore di custodire e venerare, fra le altre, una reliquia del nostro amato San Rocco. Si tratta di un pezzo d'osso appartenuto al suo sacro corpo. Quest'osso, che riecheggia nelle forme un cuore, è arrivato a Scilla per volontà del nostro concittadino del tempo, Gaetano Palladino, nel 1695. Tale osso è inserito all'interno di un reliquario in argento che viene apposto al petto delle statue tutti gli anni in occasione dei festeggiamenti a lui dedicati. Ci siamo resi conto, purtroppo, però, che nella parte esterna dell'osso si è creata una sorta di muffetta e quindi, allarmati per questo, abbiamo contattato il massimo esponente in Calabria riguardo la ricognizione di ossa sacre, il professor Antonio Attucci. Visionando con attenzione il reliquario, ci ha confermato che questa muffetta potrebbe provocare effetti corrosivi all'osso e quindi è necessario intervenire con massima urgenza. Ha provveduto ad elaborare un progetto di restauro che ha già ottenuto l'approvazione sia da parte della Commissione Arte Sacra della Curia sia da parte della Sovrintendenza. Questo restauro consterà di diverse fasi. La prima sarà quella della pulitura. L'osso verrà pulito completamente da qualsiasi elemento esterno. Verrà poi consolidato lo stesso per evitare che si possano avviare procedimenti di corrosione nel tempo. Verrà restaurato lo stanzone argenteo, verranno apposti sigilli con timbro in ceralacca e infine verrà redatta un'autentica, con firma del nostro arcivescovo, autentica che bisogna redigere ogni volta un reliquario viene aperto, viene effettuata una ricognizione. Questa operazione avrà un costo totale di 2.000 euro. Perché è stata chiesta a noi portatori di farci carico di tale somma? Perché noi possiamo essere considerati come i custodi di queste reliquie. Portando sulle nostre spalle la statua del nostro amato patrono, con essa portiamo anche il reliquario con all'interno l'osso sacro, che, portandolo in processione fra le nostre vie, diamo la possibilità a tutte quelle persone costrette a casa per malattia o per altri problemi di poter entrare in stretto contatto con la statua e con essa anche con un osso appartenuto al corpo di San Rocco e quindi entrare in contatto direttamente con il corpo di San Rocco. È un privilegio questo per noi, ma anche un gesto di grande responsabilità nei confronti della popolazione. Sulla base di quelli che sono i portatori e tutori in attività, abbiamo pensato che per coprire tale somma in modo uguale tra tutti, l'importo da dover offrire si aggirerebbe intorno ai 25 euro. Ovviamente non è un'imposizione, ognuno potrà, secondo le proprie possibilità e secondo il proprio desiderio, offrire quanto vuole. Però il motivo per il quale è stata fissata la somma in 25 euro e perché così si dividerebbe in parti uguali, in parti eque per tutti i portatori che tuttora svolgono questo servizio. Non dimentichiamoci inoltre che in passato era usanza da parte nostra dare ogni anno un'offerta per la parrocchia utilizzata poi per diversi scopi. Da qualche anno questa usanza non è stata più rispettata e ora ci viene chiesto questo gesto di generosità verso il nostro santo patrono. Io sono sicuro che ancora una volta risponderemo presente come fatto in passato, da scillesi sempre legati al nostro amato patrono, sono sicuro che ognuno di noi contribuirà per salvare un'opera così importante. Inoltre ricordiamoci che una statua, un dipinto, un'opera in genere può essere sempre restaurata. Un osso, essendo di materiale organico, nel momento in cui viene danneggiato è impossibile riportarlo alle origini. Appunto per questo è necessario intervenire ed è necessario farlo con urgenza. Questa somma potrà essere data a Clemente Briganti, il responsabile dell'associazione portatori, e ripeto, ognuno in propria libertà, in propria coscienza, potrà contribuire per come meglio crede. Cerchiamo ancora una volta di onorare il nome del nostro santo patrono, cercando appunto di arrivare a poter realizzare questo restauro e riportare la reliquia all'antico splendore, tramandandola a chi verrà dopo di noi, così come noi l'abbiamo ricevuta dai nostri padri. Viva San Rocco!